percorso di Benetton nella direzione della sostenibilità che raccontiamo nel bilancio integrato colora tutti i comportamenti e tutte le iniziative della nostra azienda, sia quello che facciamo all'interno dei nostri campus, delle nostre fabbriche, quello che facciamo all'interno dei punti vendita, soprattutto quelli nuovi, quello che facciamo nei confronti dei nostri fornitori che devono sottoporsi e devono aderire a degli audit, a dei questionari per far parte di quel pool di nostri partner del futuro, e quello che è tutta la nostra attenzione all'ambiente, alle persone, al benessere delle persone all'interno dell'azienda. Quindi per noi sostenibilità è una visione rotonda di come approcciamo il lavoro e il business in questa azienda. Il bilancio integrato è una forma di comunicazione dei dati dell'azienda, non solo dei dati economico-finanziari, quindi è un luogo in cui noi vogliamo mettere tutto quello che è la raccolta di valore della nostra azienda e del nostro brand, dagli spazi fisici a tutto quello che facciamo per la sostenibilità, a tutto quello che è il racconto, la narrazione della nostra azienda, che non è solo dati di profitto e di ricavo, ma è anche un percorso di attenzione sempre più al mondo che ci sta attorno e su come questa azienda sta cercando di andare incontro a tutte quelle che sono le prerogative molto attuali, di cercare di combinare una ricerca di maggiore vendita, maggiore fruibilità dell'azienda con quello che è appunto un ruolo all'interno di questo mondo che sia nuovo, sostenibile e in un ecosistema più vivibile. La sostenibilità è un percorso complesso, è un percorso lungo. Lo stiamo approcciando, direi, con un senso di responsabilità. Questa è la parola che ci piace usare. È un percorso che nessuno può fare da solo, perché nessuna azienda è in grado davvero di raggiungere una piena sostenibilità se non lavorando collegialmente all'interno dell'industry e anche cercando di valorizzare tutte le possibilità di collaborazione collegiale, proprio perché condividendo le best practice, condividendo anche le difficoltà, possiamo imparare ad essere più efficaci e quindi a raggiungere in un tempo più breve un minore impatto. A livello di iniziative cerchiamo di lavorare lungo tutta la catena del valore, quindi a partire dal prodotto, nella selezione dei nostri fornitori e certamente anche per quello che riguarda i nostri spazi, sia come sedi che come negozi, nella selezione dei materiali, nella selezione di impianti sempre più efficienti che ci permettano di consumare meno. Molti dei tessuti che utilizziamo sono certificati, dal cotone biologico al lino europeo, dai materiali che contengono fibre riciclate alla viscosa che proviene da foreste certificate, senza dimenticare anche le piume che provengono da iniziative in cui il benessere animale è garantito. L'adesione di Benetton al Better Cotton Initiative parte da una visione molto completa di come la Benetton vuole utilizzare le materie prime. Ci sono vari tipi di cotone. Il cotone biologico è quello che noi privilegiamo nella manifattura dei nostri capi e sempre di più la quota di cotone biologico, ovvero vero prodotto, senza l'utilizzo di fertilizzanti o di pesticidi chimici e con una filiera controllata da parte di tutti i fornitori, da chi come noi compra questo cotone, assumerà sempre più nelle nostre collezioni un'importanza rilevante. E poi c'è il Better Cotton Initiative, che è il più grande programma al mondo legato alla sostenibilità del cotone. I capi realizzati con questi particolari materiali entrano a far parte della nostra collezione Green Bee, quindi sono riconoscibili dai nostri consumatori, ai quali cerchiamo di dare una informazione rispetto all'uso di queste materie prime chiara e trasparente. Il 50% della nostra produzione avviene nell'area asiatica, mentre l'altro 50% viene realizzato nell'area EMEA, quindi quella dell'Europa, del Medio Oriente e dell'Africa.
Questo, diciamo, perfetto bilanciamento al momento risponde a due esigenze. Quindi quello di avvicinare la produzione per ridurre i tempi di realizzazione e quello di mantenere comunque un presidio sull'Asia per rifornire i nuovi mercati emergenti. La parola d'ordine, diciamo la parola chiave, è nearshoring e questa pratica ha di fatto anche degli interessanti risvolti in termini di sostenibilità. Avvicinare la produzione ci permette di produrre meno e produrre meglio. Perché? Perché intercettando in un minor tempo le esigenze del mercato, potendo rispondere, ecco, in un minor tempo alle esigenze di mercato, ci permette di una pianificazione più corretta e quindi evitare, diciamo, una produzione maggiore, di produrre scorte eccessive. Inoltre, chiaramente, questo permette anche dei vantaggi in sede logistica e quindi una diminuzione delle emissioni prodotte. L'eredità di Benetton, dall'inizio della fondazione della sua azienda, ci ha trasmesso una grande attenzione a tutti i temi legati all'inclusività. Ovviamente noi ricordiamo le pubblicità molto importanti, tutte le campagne di comunicazione che hanno fatto grande questa azienda. Da allora sono partite iniziative che ancora oggi sono vive. Tra queste iniziative ricordiamo sicuramente Ponzano Children, che è un centro di infanzia per bambini che pone al centro relazione appunto tra i più piccoli e che è stato fondato nel 2007. E da allora continua ad essere un punto di riferimento per il territorio. Poi non dimentichiamo la Ghirada, che ha trasmesso i valori dello sport 365 giorni all'anno a tutto il territorio e ancora oggi è un esempio di uno dei centri sportivi di più maggior successo in Italia. E poi ci sono tutte iniziative in paesi dall'India alla Corea a livello internazionale che localmente portano i valori e i principi della Benetton. In questo percorso il miglioramento continuo attraverso e lungo tutti quelli che sono i canali e direzioni della sostenibilità, noi stiamo cercando di trovare il miglioramento rispetto agli anni precedenti di quelli che sono i nostri indicatori di performance. Vediamo che abbiamo un aumento della percentuale di tutti i prodotti sostenibili all'interno delle collezioni, siamo arrivati al 22% per quest'anno, l'obiettivo è arrivare al 30% entro la fine del 2025. Vediamo che il consumo dell'energia elettrica e dei carboni fossili all'interno del campus è diminuito rispetto all'anno precedente del 13%. Vediamo anche che oltre il 43% di tutti i materiali che noi utilizziamo per la composizione delle nostre collezioni è fatto da materie preferred, ovvero tutte le materie che sono catalogate come in linea per iniziative e controlli dei materiali sostenibili. La nostra industria è chiamata a una profonda trasformazione che ci vedrà tutti coinvolti, tutti gli attori che ne fanno parte saranno impegnati nel trasformare l'industria e nel diminuirne in maniera significativa gli impatti, andando verso a quelli che sono dei sistemi basati più su un'economia circolare. Anche la normativa ci chiederà questo, quindi anche a livello di Unione Europea si sta lavorando per ridurre in maniera importante gli impatti di una delle industrie, appunto, che sono più pesanti nei confronti del nostro pianeta. Ci dovremo concentrare, come Benetton ci stiamo già impegnando da molto tempo su questo, nel produrre prodotti sempre più durevoli, non solo dal punto di vista fisico, ma anche emotivo. Dobbiamo tornare ad amare i nostri vestiti, ad avere il piacere di utilizzarli, ad insegnare anche a rieducare il consumatore a prendersene cura, proprio per farli durare sempre più a lungo. Dovranno essere prodotti pensati fin dall'origine per essere più riciclabili, per quindi tornare in un circolo produttivo che possa recuperare finalmente le risorse e possa disaccoppiare quella che è una crescita economica a cui tutte le aziende chiaramente sono tenute da un consumo completamente irresponsabile di nuove risorse naturali.